Siamo qui davanti a Montecitorio, dove da diversi giorni alcuni parenti dei marinai che sono stati sequestrati il 2 di settembre stanno facendo una protesta e si sono incatenati qui davanti a Montecitorio. E siamo qui con una mamma di questi marinai, se si vuole, signora Crosetta, se vuole dirci parlare due parole del suo caso e perché siete qui a protestare, cosa vorreste dire insomma in questo momento. Io voglio dire, per prima cosa parlo di mamma, da un mese che sono prigioniere e non abbiamo avuto nessuna notizia. Io voglio a mio figlio, voglio sentire a mio figlio e tutti i pescatori. Oggi io non sto tanto bene, perché ogni giorno che passa siamo sempre giù. Vogliamo la forza e l'aiuto di tutti di portarla a casa con le loro barche, perché in questo sistema non ce la facciamo. Voglio sentire a mio figlio, voglio abbracciare a mio figlio più presto possibile tutti insieme. Perfetto, direi che insomma il suo messaggio è molto chiaro e credo che in questa faccenda sia la questione più importante, perché si parla tanto, però forse ci si dimentica troppo spesso che c'è un problema unico, quello di riportare a casa queste persone che non hanno fatto niente di male, erano lì per lavorare. Va bene, la ringrazio per la sua testimonianza. Io mi chiamo Naures Benaddada, sono la figlia del secondo motorista, Mohamed Benaddada, che lavora nella barca Medinea. Praticamente oggi abbiamo un mese preciso da quando sono stati sequestrati in Libia e non abbiamo nessuna notizia, niente di che. La cosa è una delusione, sentirmi una cittadina italiana dove mi sento dimenticata dallo Stato e anche dal governo, perché fino ad ora non abbiamo nessuna notizia. Il silenzio del governo mi preoccupa moltissimo e perché mi sento che non esiste più tempo. Perché se non trovano qualche soluzione al più presto possibile, ho questo il presentimento che non esiste più nessuna soluzione. Non abbiamo niente chiesto di che, abbiamo chiesto ai nostri cari marinai di ritornare a casa. Loro non hanno fatto niente di male, sono andati a lavorare un lavoro pulito per portare un pezzo di pane. Che dopo, mi dispiace dirlo, vengono paragonati a quattro libici scafisti, in cui rischiano forse i nostri marinai 30 anni di pena. Io mi preoccupo moltissimo di questa faccenda e siamo delusi. Sono partita qui per trovare qualche soluzione e spero di ritornare lì a Mazara con qualche soluzione, o che mi dicono che mio padre sarà liberato al più presto possibile, ci danno una data, perché ho lasciato lì mia madre e le mie sorelle, che stanno disperati, che non hanno nessuna notizia di niente. Non voglio ritornare con le mani vuote, voglio ritornare con una soluzione. Noi ci associamo e ci auguriamo tutti che tu torni a casa presto con una soluzione, perché devo dire che si respira questo sentimento di abbandono un po' tra voi familiari ed è vero che qui ogni giorno che passa insomma si allunga questo che insomma. E invece una soluzione va trovata anche velocemente. Va bene, ti ringrazio molto.